tramite video, perché qualcuno di voi mi fa domande sui video vecchi e ovviamente chi invece guarda il video nuovo, quelli vecchi ormai l'ha già guardati e non ritorna sui commenti, non le nota, invece magari sono domande importanti, peraltro che poi magari mi vengono rifatte successivamente. Quindi ogni tanto cercherò di riprendere dai vecchi video i commenti e rispondere a quelli che ritengo magari più possono essere più utili anche per gli altri. Allora, innanzitutto parliamo un attimo di YouTube. Perché, aspetta, che prendo il messaggio. Allora, questo è un commento di Claudio Sale. Praticamente non te lo sintetizzo perché sta un po' buono. Lo sintetizzo perché è molto lungo, però lui sostanzialmente mi dice, questo è riferito forse al video, quel video è venuto un po' buio, che insomma era un po' così, però quel video non è stato capito, perché è vero che era buio, però è pur vero che era un video più che altro che più che visto andava ascoltato, era il video quello. Andava a parlare della stufa, del riscaldamento, quindi c'era poco da vedere, ecco. Allora, lui praticamente mi diceva, un pochino criticando anche giustamente il video, diceva: Nato straniero, ad esempio, cura molto la sceneggiatura, le riprese sono sempre impeccabili, e aveva introdotto il discorso che negli altri paesi, soprattutto penso in America, i blogger, i blogger, i youtubers riescono a quantificare anche buone somme curando moltissimo i loro video e addirittura facendoli curare anche da agenzie che provvedono a migliorargli comunque sia la regia del video. Lui mi diceva appunto, riferendosi a Nato Straniero, ma lui fa queste cose in maniera più sicuramente più professionale senza essere addirittura un professionista. Io gli ho risposto in maniera molto semplice. Allora, innanzitutto Lorenz fa un discorso diverso di intrattenimento rispetto al mio. Lui fa riprese di viaggi. Cioè, senza essere turista perché non lo è, senza approfondire le zone, approfondire tecnicamente i luoghi che visita, quindi senza fare recensioni, fa video di viaggi, li mette insieme e li pubblica. Quindi c'è l'emozione di vedere un posto bello, però non sai effettivamente che posto sia dal punto di vista turistico, non riesce a carpire informazioni sulla località, a parte quando è stato a Palmanova 2 mesi fermo. Quindi lui fa intrattenimento, quello si chiama intrattenimento puro, no? Perché sostanzialmente ti fa vedere dei pezzi di località, fa vedere quello che fa, ma sai, dopo un po' che fai vedere, che fai da mangiare, che ti fai il caffè, che dormi, che esci col cane, ovvio che non è tecnico come intrattenimento. È una scelta. E comunque io Lorenz lo seguo da quando ha iniziato in Sardegna, quindi lo seguo ancora ed è un bel canale, lo ammetto anch'io. Però rispetto al mio credo che sia diverso, ma non questo per vantare il mio o vantare il suo, non c'è nulla di differente. Il mio è un canale differente, non faccio, per il momento non faccio video di località, assemblo, io assemblo pochissimo i video, io, questo ad esempio è quasi una presa diretta, ho tolto un'introduzione prima perché lui mi era salito sulle spalle, quindi sto cercando un attimino di renderlo fruibile, però non faccio montaggi esagerati, ecco, a parte quando ti faccio vedere i panorami, quelle cose lì. E quindi innanzitutto facciamo due canali differenti. Il suo canale è importante che sia visivamente bello, il mio canale per il momento, ripeto, non ha diciamo, la necessità di avere ottime riprese, perché io parlo soprattutto, io non è che ti mostro, io parlo.
Quindi il mio canale addirittura potresti sentirlo con le cuffie senza guardare il video. E quindi già da questo punto di vista sono diversi. Poi, la seconda cosa, tu mi dici che in America succede questo e quest'altro, con i videoblog riescono a fare soldi. Ok. Allora, ti porto l'esempio di mio figlio, ha due canali YouTube, uno con 35.000 iscritti, l'altro con 6.000, quindi parliamo di oltre 35-40.000 iscritti. Non ti so dire quante milioni di visualizzazioni fa, ne fa tantissime. E la sua media di guadagno è tra i 40 e i 70 dollari al mese. In Italia purtroppo YouTube ha una politica che peraltro ultimamente ha ulteriormente peggiorato sui guadagni. In Italia non riesce a diventare, non riesce a camparci o non ci tiri fuori nemmeno mezzo stipendio, ma non ci tiri fuori nemmeno i costi di un'attrezzatura che ti può essere utile per fare questi lavori. Lorenz fa delle belle riprese perché ha una telecamera da 1000 euro. Io ho una telecamera, un'action camera da 38 euro. E credo che per potermela ripagare dovrò lavorarci almeno 2 mesi con YouTube. Quindi non è così semplice. Sulla carta è tutto facile fare, però poi ci sono delle realtà che magari non si conoscono, che ti fanno anche un pochino desistere da questo sistema. Io non lo faccio per guadagnare soldi con YouTube. Il mio futuro da nomade digitale, lavorare da nomade digitale, non è quello sicuramente improntato sul canale YouTube. Questo per risponderti e per rendere noto un pochino a tutti che YouTube non porta nessun guadagno, ok? Ma nemmeno con 50.000 iscritti, pensa io ne ho 500. E quindi per il momento non c'è necessità, oltretutto, visto il tema del canale, non c'è nemmeno necessità di migliorare e di avere un'attrezzatura più professionale, perché comunque sì, anche se passassi da oggi a domani a 1000 iscritti, non cambierebbe nulla. Prima del tempo di ripagarmi l'attrezzatura che ho comprato, faccio prima, credo, andare in pensione, sperando che me la diano. Questa è la risposta a Claudio Sale, che comunque ringrazio per la critica, anche per far capire a tutti che YouTube è un gioco, sostanzialmente è un gioco, lo faccio per condividere, ma potrei tranquillamente farne a meno, non mi obbliga nessuno e nessuno mi paga per farlo. Ok, chiuso il discorso di Claudio, scusami, vediamo un attimino quell'altro c'era che avevo detto. Sì, Rick Production mi dice nato straniero, contagio puro, bisogna ammetterlo però. No, sì, nel senso, allora sì, contagio perché ho iniziato a seguire lui e mi ha dato lui l'ispirazione del camper, io prima non ci pensavo proprio. Però la cosa finisce lì. Sì, ogni tanto dicono il qui e ora, queste cose, ma è parodia, non è un contagio. Io, come ti ho detto prima, faccio una cosa totalmente diversa da Lorenz. Pur essendo nello stesso tema della vita da full timer, però siamo due poli un pochino opposti. Per scherzare, sì, capisco che l'hai detto per scherzare, ma era per risponderti, ecco. Poi un'altra cosa un po' particolare. Sì, qualcuno è ritornato sull'argomento del fenomeno full timer che si sta ingrandendo, però qui ho già risposto, ho fatto anche il video. Credo che non ci siano grandi cambiamenti a livello istituzionale su questo fenomeno. Allora, residenza. Se uno vuole la residenza, diventare un nomade digitale, cosa puoi fare? Allora, per la residenza è un discorso un po' particolare, io ti rispondo per quanto ne so. Allora, io la residenza la sto continuando a tenere presso la mia abitazione di proprietà assegnata alla mia ex moglie per il mantenimento, per cui al momento la tengo lì,
anche perché avendo una partita IVA devo necessariamente avere una residenza non fittizia. Che cos'è la residenza fittizia invece? La residenza fittizia è quella residenza che ti assegna al comune. Tu vai si può andare in comune e chiedere di avere una residenza senza fissa dimora. Questa residenza è una residenza fittizia perché loro ti assegnano una via che non esiste. A Roma, ad esempio, si chiama Via Modesta Valenti. Questa posizione anagrafica ti permette il godimento dei diritti che normalmente hanno coloro che hanno invece una residenza tradizionale. Diritti quali sono? Il medico, ma non credo che ce ne siano tanti diritti ormai, non ne sono rimasti molti diritti. Comunque, i classici diritti che possono avere coloro che invece hanno la residenza in un'abitazione fisica. Quindi questo è quello che so e questo ti riporto. A Roma si può fare, nel tuo comune non lo so, dovresti informarti, però si può avere tranquillamente. Quindi prova a informarti perché anche un'altra persona aveva scritto, una persona che sta andando in pensione e voleva trasformare la sua vita. Da stanziale itinerante mi chiedeva come poter fare. Quindi io ti ho risposto per quello che so. Non so se ci sono altre possibilità se non quella di tenerla da un parente, che non è legale, però lo puoi fare. Un'altra domanda strana che mi ha fatto Alessio, che peraltro ha il nome uguale a quello di mio figlio, quindi già mi è simpatico. E Alessio mi chiede anzi. Mi toglie gli annunci. Ti volevo chiedere una cosa. La vita al camper non mi preoccuperebbe tanto per mangiare, per lavarsi e dormire, ma nel momento in cui uno si ammala, mal di denti, come fa se non è nel suo posto di residenza? Fa quello che farebbe uno che sta in vacanza. Non ci sono differenze. Cioè, il fatto di vivere in camper non ha nessuna differenza, ti ripeto, se tu hai la residenza anagrafica, anche quella fittizia, hai diritto al tuo medico curante, quindi già lì il problema se sei nella zona di residenza non ce l'hai. Hai diritto al pronto soccorso, perché la tessera sanitaria te la rilasciano. Non vedo grandi differenze. Se tu sei in vacanza con la macchina in un albergo è la stessa cosa di essere in camper. Non ci vedo questa grande difficoltà. Se stai male vai al pronto soccorso. Se hai mal di denti vai in farmacia e prendi un qualcosa. Sai, poi sono cose che io non ho mai toccato perché io non sto mai male. Però, boh, vai in farmacia e prendi una compressa per il mal di denti. La pagheresti comunque. Se uno sta male male, sta male di notte, non è che puoi andare dal medico e farti fare la ricetta. Prendi, esci, vai a farmacia notturna e ti compri qualcosa. Quindi, non lo so Alessio, forse non ho capito la domanda io probabilmente, però non c'è tutta questa difficoltà, ecco, non credo che sia una cosa così. Non me lo sono mai posto perché il problema non ce l'ho mai avuto, ma credo che siamo lì, la situazione non cambia, ecco. E infine, l'ultima domanda ancora, perché sono le 8:10, devo andare al lavoro. Il bombolone GPL, che tipo di sistema sistema per il gas al mio camper. Allora, il mio camper, come ho già detto, ha un serbatoio da 45 più 4 litri. È un serbatoio della Icon che ho cambiato quando ho comprato il camper, perché quello che c'era sotto aveva solo 20 anni, quindi era leggermente fuori norma. E questo nuovo è un serbatoio, non si chiama bombolone, si chiama serbatoio del gas. Omologato della ICOM a doppia camera, cioè in una camera quella da 4 litri, nella camera principale da 45 litri il gas rimane liquido, nella camera da 4 litri viene trasformato in gassoso.
Quindi è un bombolone, è un serbatoio che non può scoppiare. Cioè il camper ti va a fuoco lo stesso se succede qualcosa, però non scoppia. È fatto proprio per i servizi, quindi per i camper, per le barche, per tutti i mezzi itineranti. È omologato, l'ho pagato 850 euro e per me è un vantaggio pazzesco perché facendo il gas al distributore, tu immagina quanto può costare il propano al litro e quanto costa invece il gas GPL al litro. È vero che qualcuno per ignoranza non ti fa il pieno, però basta passare a quello successivo e lo fai. Io ne ho trovato proprio uno qui in zona, proprio a 300 metri da un negozio che mi ho chiesto, ma ha attaccato la cosa senza batter ciglio. Per cui ecco, è un grande vantaggio perché il costo è molto più basso, contiene il costo del GPL molto più basso. È un contenitore grande, per cui non ho il problema di dover cambiare continuamente le bombole, vai avanti e indietro con le bombole. E te lo dimentichi là sotto quando devi riempirlo un attimo, sono 2 minuti ma nemmeno, 1 minuto e mezzo per riempirlo. Quindi il mio camper ha un serbatoio GPL e non ha le bombole. Niente, dai, con questo è tutto, sono queste tre risposte. La prima era importante per farvi capire gli svantaggi di essere YouTuber, perché i vantaggi non ce ne stanno. E se mi fate delle domande io correttamente cerco di rispondervi sotto i commenti. Se la domanda la ritengo importante, magari ci facciamo un approfondimento video che può essere utile a tutti, anche per chi magari non va a leggere nei vecchi commenti. Per cui da qui sta sorgendo il sole, aspetta ti faccio vedere. Lasciami il feedback se il video è venuto bene questa volta, l'ho messo ISO 400, esposizione più 1. Sto iniziando a capire come funziona la pensola telecamera. C'è solo questa luce accesa, ma adesso che sorge il sole non c'è nemmeno più bisogno. Quindi niente, ci vediamo al prossimo e buona giornata.